quello è il piccolo villaggio. Parcheggiamo all'ombra? Sì. Dobbiamo scendere in giro. Ma c'è il prete qua? Io? Voi non sono prete? Voglio ringraziare tutti i benefattori dell'Italia, il popolo nei villaggi del Benin, della diocesi di Kandy, vi ringraziano e vi benedicono. Grazie per il vostro aiuto, grazie. Yeah.
grazie amici dell'Italia. Grazie amici dell'Italia. Grazie amici dell'Italia. Bonsoir, ça va? Ça va bien.
la chiesa per questo bello popolo, questi cristiani. Carissimi amici, oggi è la festa nella nostra comunità. Oggi festeggiamo l'Epifania. E oggi abbiamo pensato di iniziare la costruzione della nuova chiesa. Questa piccola chiesa diventa ogni giorno più piccola, perché tanti cristiani rimangono fuori e non arrivano a seguire la messa. Allora abbiamo scelto oggi una giornata così speciale per fare la benedizione della prima pietra e iniziare con l'aiuto di tutti i nostri e i vostri per poter portare avanti la costruzione della nuova chiesa. Grazie per i vostri cuori che ci aiutano sempre. Grazie, il Signore vi benedica. Ecco, anche io mi accodo a quella che è la richiesta di Padre Giambattista. È una comunità viva e giovane che vive il Vangelo in tutta la sua pienezza, in tutta la sua bellezza. Ecco perché allora mi rivolgo ai benefattori italiani, agli amici italiani, perché e mi permetto di bussare alla porta del loro cuore perché possano rispondere a questo appello insieme con noi. Noi vogliamo impegnarci per dare a questa comunità una nuova chiesa perché possano ritrovarsi per pregare insieme. Sono nella gioia di essere qui con voi e di condividere quello che stiamo realizzando, questo progetto, questa nuova chiesa per il vostro popolo. Chiedo aiuto ai benefattori in Italia, chiedo sostegno ai miei amici sacerdoti. Ecco, questo è un progetto meraviglioso di Dio e questo popolo ha bisogno di noi. Quindi dall'Italia vi chiedo di aiutarci. Con grande gioia vi salutiamo tutti. Nini kusuno sanun siara kabe sangoro puro sako nun toma walu tombungu suaha. Scuola di Banipurà e che serve anche alla diocesi e per tutto il villaggio.
l'acqua per loro è la vita. Ecco, e quindi vi ringraziano a nome di Dio. Grazie, grazie per la vostra offerta, benefattori di Calabritto. Vi ringraziamo con tutto il cuore dal Benin. Grazie, Dio vi benedica. Questi bambini e ragazzi sono venuti per dire grazie perché loro sono nel bisogno dell'acqua. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes d'eau et dès qu'ils ont donné ce forage aux enfants, nous en sommes très contents. Nous siamo nel bisogno e quando abbiamo saputo che è possibile di fare un pozzo qua, siamo tutti felici perché questi bambini sono con noi, perché questo pozzo è per dare acqua a questi bambini anche agli adulti. C'est vrai que ce n'est pas les enfants seuls qui boiront l'eau. Tous, nous tous qui sommes dans la paroisse et tous ceux qui sont aux alentours viendront pour prendre cette eau-là. Questa acqua non è per soli, i bambini soli, ma anche per la gente, no? Tutto quello che vivono attorno a noi possono venire a prendere acqua qui. E come l'eau c'est la vie, nous sommes très heureux d'avoir cette eau et nous prions pour eux et pour tous ceux qui les accompagnent dans cette œuvre de générosité. L'acqua è la vita e questa acqua ci darà tanta vita, no? Perché diciamo grazie, grazie a tutti e chiediamo la benedizione del Signore su di voi e su tutti questi amici che aiutano. Chaque fois que nous prenons de cette eau, nous nous souviendrons d'eux et nous prierons pour eux. Ogni volta che prenderemo l'acqua, i nostri pensieri vanno in Italia, no? Ai cari amici che aiutano. De retour en Italie, qu'il remercie beaucoup tous ceux qui sont de loin dans l'ombre et qui nous aident et qui nous ont aidés à avoir ce forage. A vostro ritorno in Italia, un caro saluto a tutti. Mille grazie. 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 Delle caramelle, i bambini sono molto felici, pieni di gioia. Monpè vuol dire padre caramelle, Carissimi amici, siamo qui a Abidjan. Abidjan è uno dei 12 villaggi che sono nella mia parrocchia e in questa zona ci sono 7 villaggi e
abbiamo un problema, il problema della salute. Non c'è un ambulatorio in questa zona. La città è a 50 km che abbiamo fatto adesso quasi 2 ore per arrivare. Allora abbiamo pensato fare un piccolo ambulatorio per aiutare questa popolazione che soffre un po' perché non c'è un'infermiera qua in questa zona. Grazie per aiutarci a fare questa opera. Grazie. Cari amici benefattori dell'Italia, cari amici sacerdoti dell'Italia e anche soprattutto della mia diocesi, agli amici dottori che conosco di aiutarmi in questa opera meravigliosa di Dio, aiutare questo popolo che è nella difficoltà sanitaria. Ecco, io chiedo il vostro aiuto per il prossimo anno di costruire l'ambulatorio per le necessità della popolazione del Benin. Vi ricordo che questo è uno dei 12 villaggi che gestisce Giambattista con la sua parrocchia. Non possiamo non accogliere questo appello di Padre Giambattista e mi rivolgo anche io ai benefattori amici italiani perché possano rispondere a questo appello con la loro generosità e con la loro sensibilità. Perfetto. I'm not afraid.
amici dell'Italia. Un abbraccio di cuore, grazie. Per il tuo aiuto abbiamo oggi questa bella maternità perché ci ha dato tutto con i cuori e oggi tutti siamo contenti, siamo felici, i bambini, i ragazzi, le mamme, i papà, gli uomini, tutti il villaggio, la gente è felice e vi diamo grazie, grazie di cuore. Oggi siamo qui a Dag Barau per l'inaugurazione dell'ospedale per la maternità. Vogliamo ringraziare il sindaco di Frumeri, Angelo Lanzo, e tutta l'amministrazione comunale per averci donati i pannelli fotovoltaici. Grazie, grazie carissimi, grazie amici per il vostro aiuto, grazie di cuore. Il Signore vi benedica nel nome del Padre, dello Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A presto! Fare un esame, sì, per andare alla scuola superiore, sì, sì. E questi mancano ancora un anno, sì, sì. Da noi elementare è 6 anni, sì. Questi 5, sì. Questi 6, sì. Quinto e sesto anno, sì. Allora, ciao a tutti dal Benin e porto i saluti dalla scuola di Aronne e di Emanuele di Frumeri e dei comuni di Zungoli e del Villanova, l'Istituto Comprensivo Francesco De Santis. Vi doniamo dei quaderni e delle penne da parte loro per la vostra scuola e quindi con grande gioia abbiamo il piacere di condividere con voi questi oggetti per la scuola. Tanti saluti dalla scuola di Flumeri e di Zungoli e di Villanova. Dobbiamo parlare autrement. Vous avez compris? Donc, ils ont souvent vu vos photos, les films du Bénin, et eux, ils sont en 5e, ils ont 5e la date. Ciao, dal Benin, siamo qui a Dag Barau, stiamo consegnando i quaderni, le penne e le piccole lavagnette per questi bambini dalla scuola di Flumeri, Zungoli e Villanova. Quindi consegniamo questi oggetti e doniamo a questi bambini dal nostro istituto comprensivo Francesco De Santis. Vogliamo ringraziare quindi tutto l'istituto e gli insegnanti e anche le mamme che hanno contribuito a fare questa donazione.
Merci, grand cher ami, c'est ça que vous allez répéter, d'accord? Merci. Il faut faire comme ça. Merci, grand cher ami. Allez, on y va. Merci, grand cher ami. Merci, grand cher ami. Encore. Merci, grand cher ami. Encore. Merci, grand cher ami. Ciao amici dal Benin, qui siamo in un orfanotrofio gestito dalle suore e vi parlo a nome della scuola di Flumeri, di Zungoli e di Villanova. E un saluto a tutti gli insegnanti della scuola di Flumeri, che sono gli insegnanti di Aronne e di Emanuele. Diamo un piccolo aiuto a questi bambini orfani gestiti dalle suore e loro vi ringraziano a nome di Dio di tutto quello che fate per loro. Un grazie e un saluto a questi bambini orfani dal Benin. Generosità nei vostri cuori e per le offerte, per la continua realizzazione delle aule del catechismo e di tutto ciò che occorre a Padre Giambattista per realizzare qui i progetti della sua parrocchia e che sia tutta gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Grazie, grazie, grazie. Benefattori dall'Italia. Grazie di cuore. Dio vi benedica per quello che ci date. Ringrazio di grande cuore la mia diocesi, il vescovo Monsignor Sergio, e ringrazio Don Claudio, Don Cornelio, tutti i sacerdoti della mia diocesi che hanno contribuito, e ringrazio tutti voi qui che ci date questa possibilità di amore, di gioia da condividere insieme con i nostri fratelli dell'Africa. Grazie, grazie. Grazie. Grazie del cuore, amici. È rimasto, grazie. Ok. Beh.